Wahey Kuj, ben ritrovati da vostro Android 91 sul nuovo evento di Yo-Kai Watch Puni Puni. Il nuovo evento è un evento con portali bizzarri. Sinceramente non sono un grande fan degli eventi con i portali bizzarri, ma insomma la mappa è praticamente il Giappone e si svolge sempre con 45 livelli tutti differenti. E come ogni buon evento che si rispetti, andiamo a vedere per iniziare le quest che ci sono per questo evento. Queste sono molto interessanti. Per iniziare abbiamo le stanze bizzarre: stanza del tesoro, stanza cristallo e stanza sauna. Sembra che sia la stanza della sauna. Ad ogni modo, per la prima quest bisogna completare il livello 1 della sala del tesoro, del portale del tesoro. Va bene. Bisogna completare il livello 2 per la seconda quest della stanza portale bizzarro cristallo. Questo yokai non ho la minima idea di chi sia, però informerò, troverò qualche informazione su di lui e vi spiaccicherò l'immagine qua sopra. Quindi questo yokai di sabbia bisogna farselo amico. Poi c'è questo qui che dovrebbe essere Mani Tutta, se non sbaglio, quella forma alternativa di Mani Più. Combattetelo al livello 28 e vincete ovviamente. Poi completare il livello 4 della sauna. Credo che la sauna sia il livello del boss, però qua non mi viene detto il livello del boss, quindi andrò un attimino a giocare, vedremo quale livello mi apre il portale bizzarro, e il primo livello che ti apre in genere è quello del boss. Ora andiamo a fare il livello del portale bizzarro. Quindi la sauna è il livello principale da completare, quindi arrivate al livello 4 della sauna, completatelo e completerete anche la quest dell'evento. Eccolo qua, Kama-san. Non so come la prenderà però Termaiale. Oh, dopo che abbiamo vinto la prima lotta, vediamo un po' che ci dà. Una sfera del portale. Completa il livello 45 e gioca una volta l'attacco al punteggio. Ora andiamo a vedere le missioni e poi faremo qualche livello. Ah, le missioni con gli amici. Si guadagnano un po' di punti e le medicine. Sì, punti e medicine di continuo. Sono 9 in totale. Dovete aiutare per 50 volte gli amici. Come si fa ad aiutare gli amici? Per aiutare gli amici è molto semplice. Cliccate sul portale bizzarro. Andate nella sezione Tomodachi Watashikeru. Cliccate. E se ci sono amici in difficoltà, donate loro parte della vostra energia vitale, in genere il 10%, e in questo modo aiuterete gli amici. Quindi una volta arrivati a 50 volte che li aiutate, riceverete, oltre ai punti yokai e alle medicine, anche un libro delle abilità. Bene, torniamo alle altre missioni, vediamo quali altre missioni sono da completare. Completa lo stage 2 in meno di 90 secondi. Completa lo stage 7 utilizzando meno di 5 Energimax. Wow. Completa lo stage 11 con solo yokai di rango B in squadra. Completa lo stage 13 senza usare continua. Raccogli 38 stelle nella prima mappa. Completa almeno 3 delle 5 missioni della prima mappa. Completa tutte le missioni della prima mappa. Mappa numero 2. Completa lo stage 17 con 22 combo. Nello stage 28 usa solo yokai di rango B in squadra e non usare continua, quindi non dovete perdere. Nello stage segreto numero 2, e cercherò di informarmi su come si fa, potete utilizzare massimo 2 tribù diverse di yokai. Ve l'ho già detto tante altre volte, massimo 2 tribù tipo Audace e Tosta, Audace ed Emma, Tosta ed Emma, Tosta e Generosa, insomma massimo 2 tribù diverse. Per sbloccare il primo stage segreto bisogna scoppiare 200 o più Puni Puni nello stage 12. Invece per lo stage segreto numero 2, che è quello di questa missione, ci troverete lo yokai Gratidun, quindi ora sapete anche come farvelo amico per completare la quest del gioco, però per sbloccarlo bisogna completare il livello 16 con Paul Polpetto in squadra. Raccogli 42 stelle nella seconda mappa. Porta l'Energimax di quello yokai di sabbia, che andremo a vedere chi è, al livello 2. Completa 3 delle 5 missioni della seconda mappa e completa tutte le missioni della seconda mappa. Terza mappa, completa lo stage 33 utilizzando meno di 2 Energimax e senza usare continua.
porta l'Energimax di questo yokai, vi metto un'immagine, a livello 2. Non ho idea, non so tutti quanti i nomi giapponesi degli yokai, ne so davvero pochi, quindi non ho idea di chi possa essere, ma poi comunque sia, nel motore di ricerca mi comparirà, quindi vi metto l'immagine. Vi ricordo però che gli yokai specifici per completare una missione o la quest sono in uno stage dell'evento che si sta svolgendo in quel momento. Certo è che però non tutti gli yokai hanno uno stage dedicato, alcuni compaiono insieme ad altri. Completa lo stage 45 con solo yokai di rango A e senza usare continua. Stage segreto numero 3, addirittura il numero 3 abbiamo. Stage segreto numero 3... completalo con una sola tribù di yokai in squadra. Lo stage segreto numero 3 si sblocca vincendo lo stage 36 con Mimalletta in squadra. Colleziona 50 stelle sulla terza mappa, completa 3 missioni delle 5 della terza mappa, completa tutte le missioni della terza mappa. Bene Kuj, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!